Ciao Salvatore. Ciao Luigi. Allora, quest'oggi ti voglio fare una domanda cara a tanti palermitani, questa cosa di Santa Rosalia che si trova a Monte San Pellegrino. Praticamente si parla di questa leggenda di questa santa che dopo questi 40 giorni che lei fece di digiuno in delle grotte di Agrigento, cominciò ad avere strani poteri e quindi cominciò ad fare apparizioni, miracoli e cose. E anche poi miracoli che si sono tenuti dopo la morte di questa santa. Tu cosa ne pensi e cosa ci puoi dire a tal riguardo? Molte persone non sanno cosa sono i santi, non l'hanno mai saputo perché nessuno gliel'ha mai spiegato. I santi non esistono, signori miei, perché un vecchio ignorante, troglodita come me, vi deve aprire gli occhi e la mente per farvi capire, per dirvi, non dite minchiate da tutta una vita. Io vorrei che voi mi spiegasse cos'è un santo, cosa significa, che capacità hanno. Vedete, io sono ignorante, ignorante resto. Troglodita ero, troglodita sono. Ma i miracoli che ho fatto io, i santi non l'hanno mai fatto. Cioè non è che io sia superiore a Santa Rosalia, parliamone chiaro, o a Padre Pio. Me ne guardo bene perché Padre Pio lo amo dal profondo del cuore, in quanto quando ero ragazzino mi ha salvato la vita. Ma non è questo il problema. Sia Padre Pio, San Francesco, che Santa Rosalia, che tutte le altre donne sante che esse siano, esclusa la Pulcella di Dio, che quella era un'assassina completa, poi l'hanno fatta santa dopo che l'hanno bruciata viva. I santi sono ciò che ha detto Luigi. Quella donna ha fatto 40 giorni di digiuno. Quella donna si era isolata. Quella donna dentro di sé aveva un programma dato da altri esseri alla sua anima. E quel programma si è sviluppato perché altrimenti non sarebbe andata ad isolarsi. Avrebbe fatto la vita come tutte le altre donne, come tutte quante. Quindi cosa succede? E succede quello che è successo a me quando nel 1969 in Val d'Aosta ho fatto 60 giorni di digiuno, non volendo, non conoscendo che cos'era il digiuno, ma per quello che ho spiegato nei miei video. Mi è accaduto e accade come quando piove, quando tira vento, accade così. Come accadono tutte le cose, senza che io ne fosse consapevole o cosciente. Ma io allora ho fatto miracoli. E questo è il problema, ma io non sono santo. Se io non avessi subito quello che ho subito, avrei potuto continuare a fare certe cose che agli occhi vostri, agli occhi innocenti o ignoranti, sarebbero stati miracoli, ma non sono miracoli. Beh, vedete. Tutto quello che io ho fatto e tutte le persone che ho aiutato, che ho curato, che ho guarito, sono state miracolate da me? Completamente no. Soltanto che hanno avuto delle informazioni come le ho avute io e le ho date gratuitamente come le ho ricevute e loro si sono resi conto che potevano guarire e che potevano vivere perché sono figli di Dio e hanno deciso di essere figli di Dio, non di Satana. Quindi il problema sta nella cosa più semplice. Tutti coloro che si accingono a vivere contro le false idee del mondo e in un certo senso cambiano programma alla loro vita, cambiano alimentazione prima di tutto e poi programma alla loro vita, innescano i loro corpi sottili l'uno. L'uno con l'altro
e fanno quello che facevano i grandi maestri. Perché tutte sono capaci di farle, ma non sono sante. Sono esseri che hanno ricevuto un'informazione particolare da poter capire che potevano connettersi tra i sensi fisici, i sensi psichici, i sensi astrali e i sensi mentali, e diventano come era diventato Gesù, capace di fare miracoli come li facevano gli asceni. Ma non erano santi, erano forse santi uomini, ma non santi per come lo comprendiamo noi. Noi abbiamo un'idea sbagliata del santo. Sì, quello può essere un santo uomo perché fa una vita mistica, fa una vita da eremita, cioè esula dai piaceri dal mondo e da tutte le altre schifezze, vive come una madre natura l'ha creato, come il cielo l'ha buttato a terra e la terra lo ha accolto. Vive in questo modo, senza falsi idoli, senza falsi principi, senza false religione, senza false medicine, senza false qualsiasi cosa. Capite? Santa Rosalia, questa donna che era stata in un certo senso programmata in un certo modo, ha trovato il terreno fertile, il terreno adatto, isolandosi in una caverna per poter riprogrammare se stessa e portare avanti un altro programma. Noi, uomini di mente lineare, stupidi, storti e deficienti, pure la chiamiamo santa. Perché? Perché è poco poco superiore a noi di livello. Noi siamo capaci di questo. Un medium di 4 soldi, che il medium è come un zenzale, noi, quando fa qualcosa che esula dalla nostra comprensione, noi lo chiamiamo miracolo. Quelli non sono miracoli che fanno i medium. Il dottor Roll non faceva miracoli. Il dottor Roll non era un santo. Il dottor Roll era entrato in connessione col suo io e poteva entrare e uscire tranquillamente come facevano gli esseni, come fanno tutti coloro che hanno raggiunto una certa cosa. Ma non sono santi. Semmai sono uomini, diciamo così, mentalmente superiori, che la loro mente ha ricevuto tante di quelle informazioni che loro possono, chiamiamo così, manifestare, attivare. Cioè, è la stessa cosa che noi abbiamo un ingegnere, un architetto, e quello per la sua per i suoi studi e per la sua capacità di capire le cose è superiore a qualunque altro. Gli altri non riescono a fare questo. Il manuale si deve adattare a lui, anche il mastro, il capomastro si deve adattare a lui, perché non sa cosa fare. Invece io ho conosciuto uno di questi mastri che non era né manuale né capomastro, faceva prima il panettiere e poi si è messo a fare il muratore, quell'uomo che ha costruito la mia casa. Ebbene, quello era una mente, era superiore ad ogni architetto, ad ogni ingegnere, e non ha potuto trovare lavoro qua a Marsala perché era troppo onesto, perché diceva ai proprietari che gli chiedevano di costruire una casa: guarda che l'architetto, l'ingegnere ti sta fottendo, ti sta mettendo materiale scadente, io non posso fare queste cose col materiale scadente, perché poi la colpa la danno a me. E l'hanno cacciato, nessuno gli dava più lavoro, è dovuto andare fuori a Bologna a lavorare. Noi siamo così, a che siamo creduloni, a che siamo malvagi e cacciamo via le reali persone buone. Quindi, leviamoci l'idea del santo. Grazie Salvatore.